Buongiorno cuore, buongiorno. Vedi cosa c'ho qua? La spada cazzo si chiama? No, Giuseppe deve fare le prove stamattina, sempre per la sfilata di Federicus, del crociato, la spada del crociato. Eh sì, lo riprendono a fine aprile, rifanno il corteo. Madonna, sinceramente io non volevo partecipare, ma Giuseppe mi sta stressando la vita, che ha detto no papi, tu devi venire per forza. Vabbè, eh sì, è il sogno, da ridere. Dante si fa un sacco di risate. Dice, ma io non lo so, non lo so, con la testa che c'hai, i pistolini, le cose, gli spadaccini. Ho detto, vabbè, lui si fa proprio i film la notte. È bello sognare, è bello. Beato chi li fa, insomma. Come si dice sempre, no? I sogni aiutano sempre a vivere. E quindi noi sogniamo che ci fa bene. Sì, no, più mi ha fatto ridere perché ha detto, ma non lo so. Fede sogna sempre a sognare. Ho detto, vabbè, fece. Aspetta, fatti giro un sogno che lui ha fatto. E me l'aveva già girato. Ha detto, eh sì, poi ho detto, è Fede che non sta con la testa in questo periodo, è vero, ho detto io, e tu, perché me l'aveva già mandato, ma dove si è fatto un sacco di risate. Vabbè, senti cuore, no, io stanotte non riuscivo a prendere sonno, mamma mia, non riuscivo a prendere sonno. Ieri sera praticamente stette a vedere, dopo la partita vi stette a vedere un po' di Iene. Stette a vedere la storia, ma mi ha veramente colpito la storia praticamente di un ragazzo normalissimo che, guarda, questo autobus è incastrato. Di un ragazzo normalissimo fino all'età di 20 anni e fino a quando poi non era andato al militare, e al militare ebbe un cambiamento radicale, praticamente da essere un ragazzo normalissimo diventò schizofrenico praticamente e iniziò a prendere compresse, vabbè, un calvario la sua vita praticamente dopo i 20 anni. Insomma, alla fine poi era un ragazzo che non dava assolutamente nessuna tipologia di fastidio, però poi addirittura quando, vabbè, la storia è un po' complicata, insomma, quando poi gli fecero cambiare medico, iniziarono i problemi perché comunque non riceveva di nuovo le stesse cure, le stesse cose. E niente, andò a finire che questo ragazzo stava. Si fermava sempre su una panchina, ma era innocuo praticamente, non faceva del male a nessuno, adorava i bambini, però secondo questo medico doveva essere ricoverato nel CTO. Niente, poi andarono, lo presero con forza, addirittura tre guardie municipali, di cui uno praticamente lo strozzò perché lo prese così dal collo e niente, lo portarono in ospedale e morì all'istante. E giustamente il papà, perché la madre non era morta, viveva solo il papà e la sorella, non si davano pace per questo, perché dicevano giustamente, dice un ragazzo che non ha mai fatto male a nessuno perché deve essere costretto dalle autorità ad andare in un CTO. E insomma, praticamente poi
questo ragazzo è morto, vabbè, poi dopo ci furono ci furono delle condanne, furono arrestati perché praticamente, cioè, lo ammazzarono loro, hai capito? E così mi ha segnato, guarda, una cosa pazzesca stanotte. E non stavo pensando come cambia la vita, cioè un ragazzo d'oro fino a 20 anni faceva di tutto, di più, cioè poi dopo i 20 anni iniziò questo crollo. Perché loro non si spiegavano, hai capito, cuore, dicevano, cazzo, cioè un ragazzo normalissimo, come mai ha avuto questo cambiamento? E vabbè, quello. Poi dopo si è scoperto che comunque nella vita possono succedere queste cose, insomma, da essere, da stare bene a non stare più bene. E vabbè, e quindi stanotte non ho dormito proprio. Che cazzo vuoi fare? È uno che non sa cosa deve fare. Questo, se no non possiamo passare. Ok. Beh, ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio.